L'associazione Chieti Nuova 3 febbraio con le scuole superiori di Chieti ed altre associazioni nell'ambito del progetto Il calendario della Repubblica, il dovere della memoria, giunto alla 24ª edizione, ha promosso l'incontro dibattito dal titolo La giustizia nella Costituzione. Ospite l'ex magistrato Armando Spataro, che ha parlato dei principi della giustizia affermati in Costituzione, dell'ordinamento finalizzato alla loro attuazione e dei periodici progetti di riforma, ma anche di tematiche attuali, come i test psicoattitudinali per i futuri magistrati. Una sciocchezza assoluta, esattamente, è veramente difficile pensare a una cosa più inutile, anche più offensiva, non vedo perché poi solo i magistrati dovrebbero essere sottoposti a test di questo tipo, perché non chi si candida per il Parlamento. L'ex magistrato Spataro poi racconta qualcosa di sé subito dopo il pensionamento, impegnato in diverse attività. Ma è andato in pensione senza che me lo aspettassi. Ho avuto l'incarico all'Università Statale di Milano, dove ho insegnato per 5 anni con incarico a contratto, appunto, politiche della sicurezza e dell'intelligence. Per il resto scrivo, vado in giro, mi impegno molto per la società, mi impegno molto per i diritti degli immigrati, contro ogni tipo di populismo assolutamente.